Ieri il Napoli di Spalletti ha battuto 6-1 l'Ajax fuori casa. Si tratta della più grande sconfitta della maggiore squadra olandese in Champions League di tutta la sua storia. Soltanto una volta l'Ajax aveva perso di 5-5 gol, 5-1, l'aveva subiti però dal Bayern Monaco di Rummenigge in casa del Bayern. Questa sconfitta è la più larga della storia. Per trovare una sconfitta così grossa bisogna trovare, tornare indietro agli anni 40 o gli anni 50, una partita persa 6-1 contro il Feyenoord, ma in casa a Rotterdam del Feyenoord. Quindi il Napoli ha fatto questa impresa, quindi chapeau al Napoli. Ma non vi voglio parlare di questo, meglio, vi voglio parlare di una cosa simile. Florentino Perez, il presidente del Real Madrid, è tornato un'altra volta a tuonare contro la Champions League a favore della Superlega, l'unica in grado di offrire lo spettacolo che i tifosi europei di calcio meriterebbero. Ma non è così, lo sappiamo, non è così. Una lega chiusa dove la Juventus c'è, l'Atalanta no, non ci permetteva di godere dell'opera di Gasperini che portò l'Atalanta nel 2020 alle finals di UEFA Champions League, ai quarti di finale, unica italiana tra l'altro ad uscirci. La Superlega è stato sempre il push per trasformare una serie di eventi non ufficiali nella Coppa dei Campioni d'Europa, poi la Coppa dei Campioni d'Europa in una Coppa con fase a gironi e poi in UEFA Champions League, poi la UEFA Champions League ho sempre più squadre, anche le migliori piazzate, anche le terze, anche le quarte, fino al mostro che abbiamo oggi. Tuttavia, la Superlega prima o poi accadrà. E se prima o poi deve accadere, sarà per caso un nuovo format introdotto dalla UEFA per il 2025, cioè quella della regular season con 10 partite stile football, a salvarlo? No, sarà questo, o meglio, questo qui. Horoscope Cups 2012-2013. Questo è il mio libro, che non voglio fare pubblicità, si chiama A Brief History of Solana Football. È stato di nuovo, è stato di poco letto. Allora, A Brief History of Solana Football è Pasquale Fresegna che si scoccia della vita normale e sogna non di scrivere un romanzo fantasy o fantascientifico su un'avventura, ma a tema calcistico. Però qui dentro c'è la risposta a quello che Agnelli, Perez, il nuovo amministratore del Milan, sognano di fare e non riescono a capire come fare. Ovvero, la Horoscope Golden Cup è la competizione principale stagionale del calcio della Galassia di Solana. E nel 2012 io ho spinto da queste cose sulla Superlega, che già tanto si parlava che sarebbe dovuta nascere, e pensai alla mia versione di Superlega. Come si sarebbe potuta integrare qua dentro? E quindi nasce la Superlega, nasce l'Horoscopo League all'interno dell'Horoscopo Golden Cup. No, 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 aspetta un attimo, ti starei chiedendo che significa? Nel mio romanzo, le 12 squadre più forti creano l'Horoscopo League, un campionato che poi si sarebbe dovuto estendere a 14 e poi 16 squadre. Ma questo campionato non può essere né un campionato nazionale, perché sennò i campionati nazionali, beh, non lo vogliono sta cosa qua, né il trofeo nuovo di internazionale, perché se no il trofeo vecchio internazionale non vuole una cosa del genere. E quindi come fare? 12 squadre sono troppo poche, 14, 16 potranno essere il numero giusto, ma non nelle prime stagioni. L'idea è geniale. Facciamo che questa Horoscopo League sia la fase iniziale dell'Horoscopo Golden Cup. Quindi questa European Super League, chiamiamola in questo modo, o Superliga, se proprio non si riesce a trovare una soluzione, se rende la competizione internazionale opposta alla UEFA Champions League e quindi creare una sorta di modello basket ma sul calcio europeo, che è una schifezza, oppure sostituire i campionati nazionali. Si può fare non una via di mezzo, ma quello che ho progettato io. Sì, UEFA, sono la squadra Fesegna e ho risolto il problema dell'European Super League e della UEFA Champions League. Li mettiamo insieme, smash together. In che modo? Prendiamo la UEFA Champions League a 32 squadre, possiamo prendere la UEFA Champions League a 36 squadre, non importa, il concetto è lo stesso. Ora, 36 squadre, possiamo fare una cosa del genere. 16 squadre sono la Superlega, quindi le squadre più forti che hanno una licenza perenne o una licenza decennale. Questa licenza può cambiare nel corso del tempo, magari con, che ne so, le peggiori due ogni 5 anni che vanno a fare i playoff o playout per far entrare nuove squadre. Non ci interessa. Queste squadre fanno la Superliga. Queste squadre giocano la prima parte della UEFA Champions League a sistema loro, solito loro. Vogliono fare un unico girone con partite solo d'andata?
lo fanno. Vogliono fare due gironi con partite solo d'andata e poi finale incrociata per eleggere il campione a gennaio, lo fanno. Fanno quello che vogliono. E dall'altra parte, da UEFA Champions League, fa quello che vuole. Che tra l'altro, introducendo il format della regular season da 10 partite, ma ora si parla di 8 partite, non si deve neanche più parlare di distribuzione di gironi, perché se fai 36 squadre, meno 16, hai 20 squadre, diviso in gironi sarebbero o 4 gironi da 5 o 5 gironi da 4. Ma se fai adesso col sistema di regular season, diventa tutto più facile. Dalla serie del Supercoppa potresti prendere, ne so, 8 squadre agli ottavi di finale UEFA Champions League e dall'altra parte 8 squadre agli ottavi di finale UEFA Champions League col sistema di 8 partite, 10 partite contro le varie avversari e la regular season, chi arriva tra le prime posizioni accede. È semplice. È complesso, ma in realtà è semplice. È complesso perché bisogna dividere la competizione in una Superlega interna alla competizione che vale come prima fase di quella competizione e il resto delle squadre che gioca la competizione in maniera normale. Ma non è difficile. Ci sono arrivato io quando avevo 19 anni e dicevo voglio fare questa stagione un po' diversamente. Basta che ci prendiamo spunto dal pianeta Terra e facciamo il calcio a una galassia di Solana che funziona leggermente diversamente. Quindi sì, potremmo avere questa Superlega 16 squadre che non danneggia la UEFA Champions League perché fa parte della prima fase della UEFA Champions League. E quindi i tre più grandi si fanno il piccolo campionato autonomo che viene giocato ogni anno, con pacchetti sulla andata, che poi vengono ribaltati in campo ogni anno, quindi perfetto, e il resto dei club gioca la regular season, comunque abbastanza figa, che ha proposto la UEFA. Altre idee per riformare la UEFA Champions League sono, la butto lì, poi ne parleremo nei prossimi video. La UEFA Champions League ha 64 squadre, che unisce la fase di girone di UEFA Champions League e quella di Europa League, boom. La All European Club UEFA Champions League, che sono strumenti diversi per far giocare tutte le squadre di prima divisione europea in UEFA Champions League una volta ogni 5-10 anni o addirittura una volta all'anno, perché ho pensato a 4 sistemi diversi e quindi può cambiare la calendarizzazione, e addirittura l'Euro-Asian UEFA Champions League, cioè Euro-Asian Champions League. Ci sono tanti strumenti diversi che poi ne parleremo, però questa cosa qui in realtà tra l'altro si può anche integrare, si può per esempio fare l'European Club UEFA Champions League a 64 squadre con Super League, cioè si può fare tutto, tutto insieme, tutto un unico pacchetto. Per esempio, vi parlo di questa alternativa. Nell'European Club UEFA Champions League si può fare dal semplice sistema a saranno meno di 1000 le squadre che prendono parte ai campionati di primo livello in Europa, e magari si possono includere anche le squadre del Liechtenstein, che sono 7 alla fine, perché il Liechtenstein non fa un campionato, fa una coppa. Fanno questa coppa animazione diretta, in 10 turni te la giochi, ma le squadre più forti ovviamente non vogliono giocarsi tutto in due partite. Allora vuol dire che magari loro sono qualificati direttamente, che ne so, ai 32esimi, ma anche lì loro vogliono le partite cicciose dei gironi. Allora si può fare che loro sono qualificati a questi gironi a 64 squadre, 32 sono le squadre che avrebbero ottenuto la qualificazione in Champions League normale, 32 fanno i preliminari, partecipano tutte le squadre, segna che vinci il campionato di Serie B, arrivi secondo di Serie B, vinci il playoff di Serie B, giochi l'anno dopo la Champions. Parti ai preliminari, sono sempre 5 turni di preliminari, dove i primi due si possono fare tutti in andata, e li fanno. Ma si può fare la combinazione finale del torneo, che prende anche spunto con la Yacht League, ve lo dico io subito, velocemente. Ricordatevi, questa la principale è quella che abbiamo detto prima, queste sono delle alternative. La Yacht League è la versione Champions League per squadre giovanili, ragazzi, passano gli anni ma passano ogni 30 secondi. La Yacht League è la versione per squadre giovanili della Champions League, però ovviamente se tu hai vinto cambiando primavera, ma la tua squadra maggiore gioca in Champions League, ti fanno fare una sorta di Coppa Campione d'Europa a eliminazione diretta. E i due tornei alla fine confliscono insieme, quindi questo strumento l'ha creato già la UEFA. Come si può fare? Velocemente. No, fighissimo. Ecco, vedi, la seconda. Come si può fare? Velocemente. Ecco, vedi, arrivano due volte di seguito. Allora, il punto è questo. Da parte lo stile UEFA Champions League, che potrebbe essere a 40, no, più che altro 64 squadre o 32 squadre. In questo stile UEFA Champions League, quindi con la UEFA Champions League, 16 fanno la Superlega e altre 16 squadre sono squadre che giocano o i normali gironi o quella regular season che ci siamo detti. Ok, dall'altra parte, con percorso totalmente a eliminazione diretta, abbiamo due percorsi. Il percorso Coppa di Campione d'Europa per tutti i vincitori dei campionati nazionali che non ce l'hanno fatta rientrare nella fase di girone normale, e il percorso All European Club, cioè tutti i resti dei club. Ovviamente faranno molti più turni, tra cui alcuni i primi a partita secca.
Da una parte abbiamo 8 squadre, 16 squadre, se il percorso è 64, se la Champions League è 64, che formeranno la metà del tabellone di eliminazione diretta, dall'altra parte le altre squadre formeranno metà del tabellone di eliminazione diretta. Si può fare anche 8 da una parte, 4 e 4, in maniera molto semplice, o 8 da una parte, 6 e 2, in maniera molto semplice, e creare poi il tabellone finale di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League dalla seconda parte dell'anno, quindi non avere il girone di UEFA Europa League. E non avere il girone di UEFA Europa Conference League, ma avere questi percorsi nella prima parte della stagione, quindi o fase a girone Champions League o con Superlega dentro, o questi percorsi di eliminazione diretta, e poi le tre coppe che prendono parte alla fase di eliminazione diretta successivamente. Questi sono degli esempi veloci veloci che ho fatto, ed è possibile prendere un libro che ho pubblicato solo per tenermi da sicuro le storie dentro, quindi manco per farlo leggere al pubblico, si può prendere spunto per creare la nuova versione UEFA Champions League che contenga la Superlega, che addirittura possa essere giocata da tutte le squadre d'Europa. E questa cosa, creata da Pasquale Fesegna, io ve la cedo gratis, ma almeno scrivete che l'ho creata io, Pasquale Fesegna. Noi ci vediamo al prossimo video, una prossima video recensione, un prossimo video di roba sul calcio. Magari vi spiego tutte le altre idee che mi sono venute di Offside. Ciao a tutti! E qui mi metto in modo che possa postare qui. Clicca qui, troverai altri video della playlist. Ciao a tutti!